rating globale di efficienza energetica nel nostro paese pari al 54%. Questo significa che il 46% dell'energia che noi compriamo di fatto la stiamo buttando via. La stiamo buttando via per soprattutto una scarsa efficienza energetica dei nostri edifici. La mia testimonianza vuole avere questo significato, una presenza di attenzione da parte della Sesta Commissione sui temi ambientali che all'ordine del giorno occupano appunto la scaletta dei lavori dell'assessore. Prima fra tutti il piano regionale dei rifiuti, ma secondo solo in ordine di elencazione questo che riguarda le energie. Il nuovo piano non si muove in un contesto libero, il nuovo piano si muove in un contesto direi quasi obbligato, cioè ce n'è una di regola che è un vero e proprio obiettivo che ci ha assegnato l'Europa e che ci ha assegnato il governo italiano, ritorniamo probabilmente alla premessa, che è il cosiddetto burden sharing, è un decreto che dà a tutte le regioni italiane un obiettivo, questa è la declinazione del protocollo di Kyoto del 20-20-20. Il protocollo di Kyoto, cioè il 20% della energia da fonti rinnovabili in Italia, si traduce per l'Italia al 17, non è il 20, e per la Lombardia all'11,3 al 2020. Non è sempre vero che il consumo energetico e il PIL vanno in maniera accoppiata, anzi dal 1980 in Germania fino al 2010 e quindi già 3 o 4 anni fa c'è stata veramente l'inversione di tendenza, cioè il PIL è quello che è e poi segue le varie crisi, le varie flessioni eccetera, ma l'energia è passata da un'altra parte, la stessa cosa vale in America e in Italia insomma un po' più timidamente, ma accade esattamente la stessa cosa, cioè accade quello che vorremmo che accadesse, cioè un aumento degli indici di produttività e di produzione diminuendo i consumi energetici, diminuendo il consumo di suolo, diminuendo la produzione di rifiuti. Queste robe nel mondo stanno succedendo, si sta disaccoppiando, funziona così, che è poi quella che normalmente viene definita green economy. Quindi, qual è la proposta? Qual è l'obiettivo di piano? Che cosa abbiamo in mente di fare? Noi abbiamo in mente di fare una sola cosa, di ridurre i consumi da fonte fossile. Per cui non possiamo pianificare l'energia senza tener conto del fatto che abbiamo una programmazione in corso in materia di rifiuti da cui ci aspettiamo, per esempio, un freno rispetto alla produzione di energia dall'incenerimento dei rifiuti, se dobbiamo andare verso una chiave di sostenibilità che è la chiave di lettura, cioè il nostro problema, scusatemi, ma non è tanto la mattina mi sveglio e ho la luce, quella è una preoccupazione contingente, spero di svegliarmi domani mattina e di avere ancora un pianeta in grado di sostenermi. Quindi in uno scenario di questo tipo, e mi avvio verso la conclusione, è evidente che un obiettivo teso alla riduzione dei consumi da energie fossili, noi la chiamiamo decarbonizzazione dell'economia e della vita quotidiana, il primo obiettivo. Il secondo, quello di dare veramente impulso alle rinnovabili vere, vere, non alle rinnovabili biomasse, spese come rinnovabili quando non abbiamo criteri di sostenibilità e servono a tutt'altro che non a produrre energia da fonti rinnovabili. E la storia di gran parte degli impianti del Mantovano e del Cremonese ce lo testimonia. In realtà nel periodo della primavera del 2012, quando certe persone sono state messe al Ministero dello Sviluppo Economico, e beh, hanno fatto il loro dovere, tra virgolette, di lo dico direttamente, fare di tutto per stoppare poi il fotovoltaico, perché il fotovoltaico stava comunque raggiungendo dei risultati che prima appunto sono stati citati, che non erano previsti. Io che sono da tanti anni nel settore, per tanti anni sono stato deriso in tanti convegni a cui ho partecipato, in cui ci etichettavano come gli ambientalisti estremisti, che il fotovoltaico non potranno mai dare più dello 0,5% se mai riusciranno. Si è arrivati ora a valori ben superiori, si parla dell'8% a livello nazionale in crescita e attenzione, 8% su valore totale del fabbisogno elettrico, che vuol dire, capendo bene che il fotovoltaico è una risorsa, cioè una fonte energetica che c'è quando c'è il sole, ecco, nelle ore diurne, non oggi, il fotovoltaico nelle settimane, nelle giornate lavorative arriva tranquillamente al 20% di copertura del fabbisogno e addirittura nei giorni
nei giorni festivi si è arrivati anche a dei limiti del 100, ma di base tranquillamente 60-70% in giornate di discreto sole sono coperte dal fotovoltaico. Questi sono dei numeri eclatanti. C'è stato un risparmio nella bilancia dei pagamenti nazionale, quindi importazioni dall'estero di combustibili fossili, di 2 miliardi e mezzo di euro. Ci sono dei dati che è difficile raccogliere su quelli che sono i benefici anche ottenuti grazie al fotovoltaico, ma siccome sono consistenti non li vedrete mai, sappiatelo, perché devono essere più possibile insabbiati per poter proseguire in questa opera di distruzione. Però voglio pensare che ci sia ancora un futuro per chi vuole credere nella green economy. Per assurdo bisogna fare questi discorsi, anche se tutto stiamo dicendo, no? Piano energetico basato sulle rinnovabili, peccato che però nel frattempo in Italia il settore che era uno dei settori trainati della green economy è stato colpito a morte. E mi chiedo infatti qual è la politica industriale di questo paese se poi non si dà un seguito coerente a delle scelte, a degli investimenti che sono stati fatti in un momento in cui bisogna dare un indirizzo, ecco, per la ripresa economica. Se non si fa ripresa economica puntando sulla green economy, puntando ad aziende che hanno possibilità di andare anche all'estero, perché ricordo eravamo il secondo paese al mondo con tante di noi aziende, io pure, che andavamo all'estero, abbiamo aperto filiali, ma dovevamo ancora sostenerle. Beh, vi dico che in un anno ho chiuso 4 filiali all'estero, ho licenziato 80 persone, adesso abbiamo in corso la mobilità per parecchie persone, rimarremo un'azienda di 7-8 persone quando eravamo un'azienda di 120. Questo è il risultato della politica industriale italiana nella green economy. Sono qui perché secondo me la lotta al cambiamento climatico può essere anche una grande occasione di redistribuzione della ricchezza sul pianeta. Noi abbiamo costruito negli ultimi 50 anni un modello economico basato non sul progresso ma sul profitto di pochi grandissimi gruppi e dobbiamo uscire rapidamente dalla subalternità a questi grandissimi gruppi anche finanziari. E possiamo farlo e non dobbiamo più sentire quando ci dicono che i pannelli fotovoltaici, cosa facciamo con 4 pannelli fotovoltaici, c'è bisogno del petrolio, dei fossili, del nucleare. Il nostro governo fino a 2 anni fa voleva fare altre 10 centrali nucleari, di cui 4 entro il 2020. E poi grazie a Fukushima, grazie a 27 milioni di italiani che sono andati a votare al referendum, abbiamo abbandonato quella strada che era folle perché siamo già talmente in sovraccapacità installata termoelettrica e fare altre 10 centrali nucleari non ha nessun senso, nessuna pianificazione. E questo vale anche per le regioni, bisogna pianificare e fare impianti se servono, se no non si fanno, ma nemmeno fotovoltaici se non servono. Se ci serve, bisogna sapere qual è l'energia che ci serve e come la copriamo. Ecco. Il sole ci manda 15.000 volte più dell'energia che noi consumiamo ogni giorno. La verità, quindi, la verità non è che l'energia solare è marginale e invece l'energia delle grandi centrali termoelettriche, il nucleare, ci servono a mandare avanti una economia moderna. È esattamente il contrario. L'energia dei fossili, dei fissili, che è quel pallino piccolo piccolo che voi vedete lì sotto, è un'energia totalmente marginale, è un incidente di percorso geologico in processi di trasformazione energetica. E sono praticamente energia solare che si è immagazzinata con processi di centinaia di milioni di anni nel caso del petrolio, di miliardi di anni nel caso dell'uranio, ma che comunque rimangono un incidente di percorso rispetto a quella che è l'energia solare. Noi oggi, purtroppo, conclusione di questa prima pillolina rossa che ci pigliamo, non siamo in grado di sfruttare neanche un 15.000esimo dell'energia che ci manda il sole. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna uscire dal ciclo fossile, perché tra l'altro questo ciclo fossile non ha sporcato soltanto il nostro ambiente, ha sporcato la nostra mente, ci ha fatto incominciare a pensare in modo fossile. E tutti i provvedimenti che hanno stroncato la green economy in Italia, di cui ci ha parlato Paolo prima, sono una manifestazione del pensiero fossile a livello politico. Noi abbiamo una politica di esseri che sono fossili, abbiamo una politica fossile in questo momento e se non ci liberiamo da questa politica fossile noi non riusciamo a risolvere questa crisi. Mentre invece uno scenario a alta intensità di occupazioni, mettere salari in tasca alla gente, ecco la risoluzione fondamentale della crisi, è possibile grazie alle dinamiche della terza rivoluzione industriale. Le rinnovabili hanno un'intensità occupazionale che è dalle 5 alle 50 volte superiore a quella dei fossili, a seconda di che tecnologie compariamo e di quali zone dell'Europa, del mondo stiamo parlando.
Quindi intensificare gli sforzi verso le rinnovabili significa creare occupazione. Se io favorisco l'opera meritoria di persone come Paolo Viscontini, io non sto beneficiando soltanto lui, ma sto beneficiando tutti quelli a cui lui andrà a dare lavoro, che non troveranno mai più lavoro alla fine della seconda rivoluzione industriale nelle fonti che sono in crisi concentrate della seconda rivoluzione industriale. Quindi cambiare paradigma energetico, passare dal ciclo fossile al ciclo solare, ci permette anche in tempi rapidissimi di ricominciare a creare lavoro. Per questo concordo totalmente, caro Paolo, che è da ipocriti per dei politici che sono al governo dire che vogliono creare occupazione quando poi hanno stroncato l'unico settore che stava crescendo, che era quello della green economy. Fatemelo dire, è da ipocriti. Io non credo più a una parola di nessuno di coloro che sono contro la green economy e che poi dicono che vogliono creare occupazione. Nessun senso immettere in rete l'elettricità prodotta dal carbone a Civitavecchia per poi utilizzarla dopo che ha fatto il giro d'Italia ad Anzio. Questa è una rete stupida, ci vuole una rete intelligente, cioè ci vuole l'internet dell'energia, che è un modello secondo il quale, come in internet c'è un proxy server, io entro in rete e c'è un riconoscimento immediato della più vicina domanda di energia con la più vicina richiesta di energia, perché dobbiamo pensare a un modello nel quale l'energia non è più prodotta da grandi monopoli energetici in 50 grandi centrali a stella, distribuite a stella con un'enorme dissipazione dell'energia prodotta, ma dobbiamo pensare a un sistema in cui l'energia è prodotta in rete da milioni di micro centrali produttive. In Germania hanno chiuso tutte le centrali nucleari, 13 le hanno già chiuse e le prossime 5 le chiudono entro il 2022, non per questo rimarranno senza elettricità, perché stanno sviluppando a tamburo battente la green economy. Però il vero spread che c'è fra l'Italia e la Germania non è quello finanziario, ma è il fatto che per un 3 kW sul tetto qui ci vogliono 125 adempimenti e 1400 euro, e in Germania un adempimento, due nelle situazioni proprio più critiche. Questo è vero spread, è uno spread burocratico, e quando la verità è che si sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote attraverso la burocrazia, cioè una burocrazia kafkiana. Un piccolo imprenditore vuole farsi un impianto da 15 kW, deve entrare in un meccanismo infernale che si chiama registro degli impianti, che se lo sono inventato apposta, se l'ho inventato l'Enel per rallentare la concorrenza, perché dobbiamo capirlo questo, che l'Enel non piace che ci sono 600.000 italiani che già si producono la loro energia, sono tutti clienti in meno per lei e concorrenti in più. Però questo a noi non ci deve riguardare, l'Enel non deve andare a fare la lobby al Parlamento per evitare che si prolunghi il bonus fiscale per esempio al 2020, come ha fatto, e si sono mossi, mobilitati soltanto i deputati, i senatori del Movimento 5 Stelle, tutti gli altri hanno votato compatti come bravi soldatini quello che voleva l'Enel. La gente però l'ha messi i pannelli in giro, ne ha messi parecchi. E guardate, li mette però soprattutto nella pianura dove c'è tanto sole. Quindi vuol dire che non si è fatta l'operazione che hanno fatto in Germania, dove hanno fatto le reti per portarli dappertutto. Il piano regionale dovrebbe, a mio giudizio, zonizzare la Lombardia. Dire cosa fa nelle aree montane, nelle aree prealpine, cosa fa dove è forte l'agricoltura, perché acqua, terra, cose vanno tutte insieme. Guardate quanta gente in Lombardia ha fatto, qui in provincia di Varese addirittura, ha fatto il piano energetico. E domanda, e ho proprio finito, e il piano energetico regionale non cita nemmeno questo lavoro qui. Sono 10 anni che questi ci lavorano, e vi possono dare i dati. Se voi andate, venite con me a Inzago, dove ad esempio adesso, lui ti dice quanto consuma la sua scuola, che trasmittanza ha e che tipo di interventi vuole fare. E a questo punto non sarebbe meglio partire un po' anche dal basso? Ecco.